Ciao mondo intero. Allora, mamma mia che bella che dorme Lili. Sono andata ieri a... ieri. Sono tornata da Bassano ieri sera e quindi a Bassano del Grappa ha aperto Emisfero e quindi siamo passati io e mio fratello e mia cognata così per vedere le cose. Che era gente così. Allora, e ho preso... Per Nicola, perché lui non sopporta altre profumazioni, proprio lui ha l'asma, quindi qualsiasi profumo le fa tossire e anche vomitare, quindi io non posso darmi con il smalto in casa se c'è lui, non posso usare i profumi se c'è lui in casa o in macchina, è una rottura, però vabbè, provo da evitare a provocargli la tosse. Allora, quindi ho preso questo che era... a 99 centesimi, 300 ml, quindi a lui e Borotalco gli piace tanto, ma anche a me è cominciato a piacermi, quindi però in assoluto per lui li prendo questi qua e li ho presi due perché era a 99 centesimi, quindi sono 600 ml. Dopo li ho preso da tanto, questo tanto, non mi ricordo quando, video 2 o 3 video fa, non so, non qua, non so quanto. Questo Vidal perché l'ho visto da Muffoletta e quindi mi ha incuriosito il talco liquido. Mi ha incuriosito. Io ho provato una volta talco liquido, una crema per corpo da Natura Sì, una figata, una cosa bellissima. Allora, questo qua a Nicola piace tanto e ha poco, non so quanto, però lo sento che ha poco. Gli piace tanto e lui ha la pelle secchissima e... Dici che è contento. Madonna, sei contento, per carità. Io ho preso questo qua, Vidal. Non è che mi trovo bene, per dire. Io prendo quello spesso spesso. E li cambio perché mi piace cambiare e sentire le profumazioni. Io non trovo un bagno doccia che mi rimane sul corpo. Io rosico quando la gente dice: a me sto bagno doccia mi rimane sulla pelle 3 giorni, 3 notti. È 2 settimane, Madonna mia, che tipo di pelle ha sta gente? Invece a me il profumo, sto coso che ha, là in doccia. Quando esco fuori io non ho più, cioè proprio, si vede che quando apro la doccia, proprio la doccia assorbe tutto sto odore perché io non ho niente sul corpo, mi dispiace tanto. Però il profumo mi piace tanto, di cocco e latte di palma, mi piace, ma mi piace. Quindi questo qua è un euro, mezzo chilo, quindi 500, quindi mi piace. Ma sì, dopo volevo far vedere, ho preso perché non trovavo questo qua dove era finito. Io mi trovo tanto bene con questo acetone perché non fa le unghie bianche, non sbiadisce unghie, quindi mi trovo bene. Ma ho preso ieri da Penny, è un supermercato che io vado là, è un po' lontano di casa, insomma, vado là solo per prendere, c'è un tipo di caffè che viene da Romania, che a me piace tanto, che si chiama Jacobs. E siccome non sapevo dove cazzo ho infilato questo acetone, ho preso quest'altro, che non è male, 99 centesimi, non fa la unghia bianca, quindi a me se fa il suo lavoro, me piace. Dopo ho preso questa porcheria di smalto, ma una porcheria, una mannaggia. Lo do a mia cognata, che così dà alla mia nipotina posti, perché lei questi qua li chiama polvere magica, sti brillantini. È una fatica a mettere perché lo stendi e... Peccato che non posso. Lo stendi e ti rimane da una parte più glitterini, da una parte più senza glitter. Una roba. No, per carità, morto Dio, non mi piace per niente. Allora, volevo far vedere, volevo chiedere, tanto tempo fa, quella da Kiko mi ha infilato questa pila che io non ho capito. Questa rozza, la parte rosa, sì, è buona, cioè. Te sta grattà qua, te sta facendo le unghie, io mi do sempre sopra quando pulisco le unghie. Ma sta parte qua, perché qua scrive seconda, ma che c'è, cioè, che è talmente liscia che io non capisco,
Cioè, per la barba, dopo che ti fai la barba, dopo che ti fai i baffi, cioè, non so, non ho capito a cosa serve, che è liscia, non, cioè, cosa, non fa niente. Che funzione ha la 2? Ma, non lo so. Quindi io uso quella, però per le unghie qua, quando le taglio, uso questa Santa Pila perché... Questo qua è proprio, me l'ha infilata quella là. Dopo volevo far vedere che ho preso questa matita che per me è quello che è waterproof. Volevo dire una cosa a proposito di queste cose qua. Vedo tante persone, ma tantissime, che guarda tanto questi lynch, queste cose qua. Che a me queste qua proprio. Manco ci guardo, che manco ci guardo perché manco so cosa c'è dentro. Ma io non capisco tutta sta gente che dice per il corpo con inci tutto bio tutto e dopo usa gli ombretti, rossetti, da Kiko, da Essence, che non sono bio questi da Kiko. Quindi tu te metti sto doccia, sto shampoo sul corpo, sul collo, sulle orecchie, tutta bio tu. Sull'occhio che è più delicato, sulle labbra che sono più delicate, te metti tutto sto petrolio che tutto stai qua a guardare. Ma quanto potrò? No, secondo posto, terzo posto, vinci a tavolino a quarto posto e in partenza. Ma che senso ha? No, c'è una domanda. Che senso ha guardare queste cose qua? Se il 95% dei video su YouTube si trucca con Mua che non è bio. Kiko che non è bio, Essence che non è bio, Dior che non è bio, Chanel che non è bio, cioè, non, fatemi capire, da collo in giù se può lavare con bio e sugli occhi e sulle labbra con il petrolio. Non, io non ho mai capito questa cosa qua con il lynch per il corpo, per i capelli, ma per per le ciglia, quanto che mascara è bio? Che è tutto a petrolio, quindi tutto qua per le parti più delicati è il petrolio. Non ho mai capito il senso, cioè non ho capito il senso, ragazzi. Scusate la mia ignoranza, ma io se non capisco una cosa chiedo e gentilmente se qualcuno mi dice sì, io sopporto più il petrolio sul occhio, lo sopporto più bene il petrolio sulle labbra, ma invece sul corpo mi dà un po' fastidio, mi pozza. Ecco tutto qua. Basta, se mi risponde uno così, io sono tranquillo. Ho preso questo matita da Sephora perché a me, che è waterproof, mi piace tanto. Questo con la base che metto, quella da Essence, che a mio avviso, che ho la palpebra oleosa, fa una cagata. Perché tutto l'ombretto, qualsiasi ombretto che metto con quello da Essence, me lo mette sulla pieghetta. Ho provato anche con questo waterproof. Questo da solo, avendo la palpebra oleosa, cioè, si stringe, cioè, se va nelle pieghe, va da qua, cioè, proprio si divide, se fa il suo lavoro dividendosi, va, dice non possiamo stare solo un posto, andiamo dappertutto. Mi dispiace tanto perché se è waterproof e tu non mi stai al posto dove ti metto io, a che cazzo scrivi che sei waterproof? Il colore mi piace tanto, ma non è. Proverò con la base quella che me l'ha presa mia cognata, che mi dispiace, questa è da MAC, è una cosa MAC, e questa qua che è una figata, questa qua mi sta veramente tutte le ombrette là a casa loro, questo qua lo proverò con questa da MAC, che fa, se uso la cosa, dimmi, la base di Essence, lo posso usare solo con questi ombretti, che questi ombretti sono quelli da Essence, da Astra e quello da Kiko Illuminante, che era più chiaro, insomma, ecco. Questi qua da Essence io li ho mescolati tra loro. Questo qua l'ho mescolato con un po' di pigmento da coso, da come si chiama? Fa vedere un po' il pennello zuzzo. Come si chiama? Cosa ho detto? Oddio, Madonna mia, proprio so una vecchia pazza. Ah, con il pigmento da Kiko. Allora, questo qua mi piace tanto.
Questo qua è quell'arancione. Non mi ricordo che tipo di colori, però io gli ombretti in crema li mescolo tantissimo. Una figata questo qua. Lo uso in palestra perché dura tantissimo. È proprio fissa, fissa, si fissa. Guardavo ieri, mi sa che ieri, gli ombretti in crema. No, da Emisfero ha aperto anche Wishcom, vabbè, questo con i trucchi Wishcom, non so come si chiamano, e aveva un po' carucci, aveva gli ombretti in crema uguali, precisi come quelli da Astra. Beh, ma sono passata da Astra ieri. La gente è maleducata. Questi qua da Astra hanno messo hanno messo il sigillo, ma la gente de cazzo è tutti ombretti. Volevo prendere un ombretto rosa, quello in crema da Astra, ma tutti ombretti, tutti. Io penso che la gente va con qualcosa, perché de cazzo standa, dove ti metti tutto sto. Sono le leggerete quasi vuote, una roba, e hanno tolto sto coso qua e si sono presi una mancanza di rispetto tantissimo, però vabbè. Quindi io questo qua, mi facevo vedere questo qua, che anche questo qua, questi qua li mescolo con gli ombretti in crema, ma ci metto un po' anche di quelli in polvere, poco poco poco. Senti che colori, guarda che meraviglia. Beh, io li mescolo tantissimo. Se non posso andare a prendere i trucchi fighi, me li faccio io. Per questo ho preso anche per questo ho preso questi per la medicina, perché voglio mettermi qua gli ombretti, questi in crema e farmi più colori, però sono passate ieri da cinesi, ma erano tutti ombretti in crema, tutti quasi vuoti, mamma mia, mancanza di rispetto. E dopo questi qua si assomigliano tantissimo tra loro. Belli, belli di mamma, perché li ho fatti io. Bellissimi, questo si assomiglia con quell'altro. In palestra li uso perché sono proprio, stanno là, sono una figata. Madonna, ma so. Guarda, ho fatto una faccia, gli occhi, il naso e la bocca. Sono stupendi, ragazzi. Io mi diverto così con questi qua in crema. Allora, ho preso da Sephora perché era 3 euro in offerta questo ombretto, perché se lo trova, se ma mi sa che l'ho preso al 25, ma ho scritto 30 perché non mi ricordavo, però comunque al fine del mese. Ho preso questo da Sephora, che sono adesso in offerta tante cose, 3, 2, 3, 5, 10 euro. Però a 3 euro mi andava bene a prendere questo, che è stupendo. Con quello di sopra mi sono fatta oggi, che adesso vi faccio vedere, sono stupendi questo qua. Se aveva anche sul rosa, ci ho rotto il cazzo con questo rosa, ma se mi piace il rosa, cosa posso fare? Questo è più chiaro, questo bronzetto, bronzo. E prendiamo quest'altro marrone, è stupendo, e lo mettiamo qua. Bronzo e marrone, questo qua. E figata, figo, figo, figo. Mi piace tanto. Mi piace. Niente. Mondo, cosa posso dirvi? Niente, ho finito, vi ho fatto vedere quello che ho preso da Emisfero. Mi sto convertendo parecchio sulla felce azzurra e anche sui deodoranti, però voglio prendere il profumo da Tesori di Orienti, quello giallo. Quanti minuti ho? 14 minuti. Fa vedere un attimo sull'internet. Fa vedere un attimo. Fatemi andare un po' qua.
per dirvi, allora voglio prendere quello a il profumo de Drago che mi piace, lo hanno usato e mi piace tanto. Fammi andare su Google, va su Google, aspettate un mondo, aspettate un attimo perché dove sta il Google? Che cazzo è qua? Vai sul Google e cerca profumi e tesori d'Orienti. Allora, questi ma mi piace tanto perché per la palestra, ma sì, che mi va bene, ma sì, che mi va bene. Allora, io voglio da Tesori d'Orienti prendere il fior di drago, il fiore, fiore di drago, di dragone, scusa, di drago. Dopo voglio prendere. Mamma mia, chi capisce questo qua? Fior di loto, fior di drago, fior di loto. E un altro che mi ha fatto impazzire, che è quello. Oddio, quale è? Madonna, è giallino. Prendere quello. Hamam. Dove sta quello giallo? Beh, vabbè, ragazzi, quando lo prendo, ve lo faccio vedere. Mi sono innamorata di quello. Mi sa che è Egitto, è quello giallo. Non mi ricordo. Però mi sono innamorata perché lo hanno usato. Ehi, qua. Questo profumo aromatico, no? Mi sa che è questo, ora vi faccio una foto. Ho il telefono messo qua, sì. Aspettate, mondo. Però comunque questi da Tesori d'Orienti. Expelli. Ah, non posso. Ah, fa qui. Comunque questi da Tesori d'Orienti sono buonissimi. Comunque sono quelli Egitto e Hamam. Mamma mia, per carità, ma li voglio proprio prendere perché sono una figata. Li voglio provare tutti quei. Io da Tesori d'Orienti ho quello, questo qua, come si chiama? È tutto il tè verde, oddio, non so che profumo, però questo ce l'ho, è il grigio, che è muschio bianco, eccolo. Vabbè mondo, quindi io vi saluto. Ho guardato qua le cose. Quindi io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao.